chiamare con noi qui per salutarvi da questa 22esima edizione del Premio Borsellino. Lo dico davvero in maniera un po' emozionata, perché lo ha ricordato il procuratore prima di Napoli, nel 92 io avevo 20 anni, avevo qualche anno di più, però quel giorno me lo ricordo, e mi ricordo le persone che sono state sul campo nei giorni successivi. E allora chiamo e chiedo di fare un applauso grandissimo e Peppino Di Vento. Scelto, ha fatto parte dall'inizio del primo pool antimafia istituito in Italia, ha lavorato con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta, ed è quindi la memoria storica di quei giorni. Guarnotta l'abbiamo avuto ospite al nostro premio. Peppino, oltre a, diciamo, all'emozione di averlo vicino, perché ha scritto anche delle cose belle su quel periodo, è anche un abruzzese, quindi vi chiederei un applauso bis, perché è un orgoglio di questa terra. Allora Francesco, falla una domanda a Peppino, fagli dare il tuo onore della testimonianza. Per me è complicato, io sono stato mandato per svolgere un ruolo politico a Palermo nel 94 e vivo a Palermo pur essendo calabrese. La prima cosa che ho fatto andando a Palermo è andare a casa di Peppino per parlare con Peppino. Spiegami Palermo. Io mi ero occupato di 'Ndrangheta, il 93, l'anno prima era uscito un mio libro sulla 'Ndrangheta oltre la cupola, e ti spiegami Palermo e raccontami la mafia. Da quel momento, lo dico sempre, per me Peppino è il mio maestro, è il mio maestro di antimafia, ma anche è stato il mio maestro sempre di una visione della giustizia. Non mi ha mai fatto perdere la bussola del garantismo e dell'orgoglio dell'essere insieme, rigorosamente impegnati contro la mafia e la corruzione e rigorosamente fedele ai principi del garantismo, sia nell'azione giudiziaria, sia nel rigore e nella terzietà del ruolo dei magistrati, sia nel raccontare, noi che abbiamo fatto i giornalisti, gli scrittori, nel raccontare le mafie. Questa visione per me è una bussola che spero mi faccia sempre tenere la barra dritta anche nel guardare ai fatti della giustizia e quindi ai fatti della democrazia. Peppino è stato anche un maestro per tanti di noi di una visione della democrazia e della Costituzione repubblicana. Io domande non ne ho, dici quello che vuoi. Grazie, ma io non sapevo che ero destinatario del premio Borsellino. Mi hanno reclutato la settimana fa e sono venuto, volevo tenere un discorso conclusivo. E io ringrazio ovviamente l'organizzatore del premio Borsellino, che hanno già detto di ricordare anno dopo anno tanti uomini e donne che si sono impegnati a fronteggiare la criminalità mafiosa, anche a costo della vita, ovviamente, in una lotta di rispetto della dignità e della democrazia di tutto il paese. Tra le non poche persone simbolo di questo impegno, e ieri per ieri, ma anche per il nostro futuro, Paolo Borsellino ci si presenta come l'ideale dei giudici, caduto dalla libertà di tutti noi. Non a caso la sua storia, raccontata ormai tante volte, per la sua scelta di rimanere a Palermo anche nella certezza di un attentato alla sua vita, è stato accomunato da Giorgio Amendola, un altro eroe borghese, la cui tragica fine è stata sinteticamente spiegata con un disprezzo dal cinico Andreotti, con la frase «se l'è cercato». Sarebbe riduttivo cercare di elencare i tanti eroi borghesi, non borghesi ovviamente, io adoro, non ero un borghese, lo abbiamo celebrato qualche settimana fa, noi era la CGA del Palermo,
eroi borghesi e non la luce in fronte della legalità. Ma che ho pensato, ovviamente, è giusto ricordare anche Emilio Alessandrini. Attentare alle istituzioni democratiche dello Stato. Ovviamente per tornare alla verità mafiosa non c'è la verità non soli, ma c'è la verità di tanti che sono venuti nella lotta alla mafia, vittime certamente del domini, del demone, della popolazione, ma aiutati e utilizzati da una classe di potere ovunque servisse, dalla raccolta di consensi elettorali al controllo delle attività economiche, alla eliminazione fisica degli avversari e altro ancora. Anche su questo versante abbiamo accumulato tanta memoria storica, incontrovertita. Siamo alla fine di un anno terribile per il fronte antimafia, segnato da scandali e polemiche che ne hanno messo in discussione la credibilità e l'efficacia. Fino a confiscare e indubbie vittorie ottenute a prezzo di tanti sacrifici, diffondendo giudizi che a furia di perderli aggressivamente, ormai sembra proiettare. Lo Stato ha perso, la mafia ha vinto, Cosa Nostra è più forte di noi. Atteniamoci alla realtà. In Sicilia e Palermo, e dintorni in particolare, ci sono ormai pochissimi omicidi da contare sul dito di una mano. Negli anni 80 e 90 erano centinaia all'anno e ce ne fine a contare di vivere. Mi sembra che questo sia un dato irrilevante. I capi di Cosa Nostra, con l'eccezione dell'abitante di Messina e Denaro, sono stati tutti catturati e sono allargati. Così come sono stati catturati i capi storici della Camorra, gli Ordini, Santo, Zagarini e molti altri della Draghi. Gli arresti, i sequestri, le confische dei beni sono una grande quantità, così come i processi alle varie organizzazioni criminali, da Milano a Reggio a Palermo. Tutto ciò è veramente rilevante. Certo, le mafie in alcune aree sono ancora presenti, sono forti, con le istruzioni, i costanti tentativi di controllo degli appalti, specie in modo dei servizi pubblici, l'andrangheta calabrese e poi per la in particolare ha esteso il suo potere criminale in molte zone del centro-nord, grazie anche alla sua egemonia nel narcotraffico. Ma va sfatato un altro mito, quello secondo cui la capacità economica delle mafie sarebbe in grado di alterare i mercati finanziari, la borsa e l'altro, ciò che sarà attento. I mafiosi acquistano vari ristoranti, esercizi economici e l'altro, ma bisogna stare attenti a non confondere l'economia criminale con quella illecita e fare di tutta loro fascia. E poi bisogna stare attenti a non credere che l'economia delle mafie possa alterare, per esempio, il costo della borsa. Pensate che almeno fino a qualche anno fa, la sua finanza si è indigarita, il costo dei cambi in un giorno era di 4.000 miliardi di dollari. Ora pensare che le associazioni mafiose possano inserirsi in questo, diciamo, in questo mare di denaro, che veramente bisogna stare attenti a fare i conti. In buona sostanza, l'azione di contrasto della magistratura e delle forze di polizia si sta rivelando abbastanza efficace. La polizia, la guardia di finanza e i carabinieri hanno mandato a Palermo, quando c'era in funzione, i migliori uomini. Mori e Parisi hanno mandato, alcuni sono stati ammazzati, ma gli altri poi ci sono rivelati i capi delle strutture, pensiamo a De Gennaro, a Maccanelli, pensiamo a Mario Paretti, a Pierre Ricci, a Ignazio di Pilaro, alla Guardia di Finanza,
fatto tutti, c'erano i soldati tardi che si venivano a richiedere l'ordine della Fanfora. Ecco, lo Stato quindi ha fatto molto, e se ci sono delle zone, se ci sono state le sconfitte delle zone che non è stato possibile dominare, ciò non lo si deve registrare, ma alle forze di governo che da anni non hanno saputo, non hanno voluto democratizzare alcuni apparati dello Stato per renderli fedeli, come diceva il governatore, per renderli fedeli alla Repubblica e non ai centri di potere. Cosa poteva fare la magistratura di fronte alla cassaforte vuota del generale della Chiesa, ai computer puliti, alle gente scomparse di Falcone, al foro non perquisito di Totorina, alla borsa vuota di Borsellino e ai tanti misteri coperti alle elezioni? Che poteva fare? Ed è illusorio credere che negli archivi, quando saranno dissipati, ci sarà qualcosa. Io sono d'accordo con il compianto per Pino De Luzzi, ma gli archivi non c'è niente. Lo stesso Renzi che ha dissipato con Pegati, che hanno trovato niente da ricordare, perché negli archivi non c'è niente. Ovviamente, lo si è detto tante volte, la stagione del maxi processo, ridando credibilità alla magistratura e all'azione di contrasto contro la criminalità organizzata, ha ridato fiducia anche a tante persone e associazioni che si sono impegnate anch'esse nella loro comunità a portare avanti progetti di sensibilizzazione antimafia, ma anche di attiva azione di denuncia delle diffuse illegalità in tutti i campi della vita politica e amministrativa. Prontamente però si sono verificate strumentalizzazioni, perché acriticamente è bastato proclamarsi antimafioso per essere perseguitato. Anche Giacchino Iulia si è dichiarato antimafioso ed è stato perseguitato. Perché appunto è passato unirsi in un bollino dal figlio del proprio esercizio commerciale, o nella propria impresa, o nel proprio curriculum politico, per avere diritto a quel futuro, magari continuando a pagare il pizzo o continuando a fiancheggiare un'organizzazione mafiosa. E un altro articolo di Giorgione sui radiatori, per un esame molto più puntuale. E certo, in questo contesto si è inserito il triste capitolo della gestione dei beni confiscati, che sono una grande risorsa per la società, ma sono state anche occasioni di un vergognoso affarismo. Speriamo che veramente ci sia una svolta, anche se ci sono difficoltà obiettive, ma non c'è un'azienda sequestrata vive in un modo, dopo un sequestro che viene un altro, ma ci sono dei rapporti degli amministratori giudiziari di Palermo che sono allucinanti. Appena arriva l'amministrazione giudiziaria, il giorno dopo si presenta la Enel e scopre che la luce è attaccata regolarmente, non lo sapevo prima, ma fin quando c'è un mafioso non interviene. Poi arrivano quelli del comune, della sanità, e scoprono le tante cose che non vanno. Poi arriva anche la magistratura, e questa è una cosa che bisogna dire. Questa grande impresa mafiosa, sequestrata e affidata all'amministratore giudiziario, aveva una richiesta di fallimento e in più però aveva un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'IVA, e la somma da recuperare con l'IVA era superiore alla somma fallimentare. Ebbene, il fallimento in Italia di ogni decennio è arrivato immediatamente, e dopo qualche settimana è arrivata anche la decisione dei giudici amministrativi, che hanno dato ragione all'amministratore giudiziario per recuperare la somma. Quindi abbiamo distrutto in un attimo un'azienda valida proprio per una concomitante azione di tutti gli organi, anche dello Stato. Io aggiungo, ovviamente, non lo faccio dicendo che
testimonianze me ne confermano a fondatezza. Sempre però che continui una prassi di seria analisi della realtà, una continuità nella educazione dei giovani, una continuità nell'opera di denuncia e di contrasto, questo è importante, ricordando anche, sempre fuori di retorica, l'esempio che ci hanno lasciato Falcone, Borsellino, ma anche tanti altri come Peppino Impastato, che sono morti per tutti noi per una città sempre più giusta e soprattutto libera dalle oppressioni delle mafie. Grazie.